da lì i sogni cominciano a concretizzarsi poi nella realtà. Noi siamo nati in un secchiello di Malta, perché io non sono nato in una culla. Come dice Maria Teresa Cartacuro, non possiamo fare grandi cose su questa terra, solo piccole cose con grandi amori. Perché solo 2 aziende su 10 hanno successo, mentre le altre 8 chiudono nel giro di 5 anni? Stiamo per entrare in un locale molto particolare. Quale strategie mettono in pratica? Visto che, come sai, il marketing per me è una malattia. Come hanno rivoluzionato il loro mercato? Siamo i primi in Italia a fare questa cosa. Come sono sopravvissute ai periodi di crisi? Quali sono state le più grandi difficoltà in questi 10 anni e come le avete affrontate? In un'unica domanda. Perché loro ce l'hanno fatta e come puoi prendere anche tu spunto dal loro successo? Siamo qui per rivelartelo. Benvenuto in una nuova puntata di Imprese, un vero documentario in cui raccontiamo tutti i retroscena delle aziende più interessanti, rivoluzionarie e virtuose. Poi un po' di backstage lo mettiamo. Le analizziamo su diversi piani: modello di business, management, marketing e vendite. A condurre ogni puntata c'è Manabi. Ci siamo? Direttore del Dipartimento Video di Strategy News Agency, l'agenzia pubblicitaria specializzata in video per vendere. Se sei anche tu appassionato di business e marketing, se sei un imprenditore che cerca sempre nuovi spunti e strategie da applicare in azienda, allora iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti neanche un episodio. Eleviamo le tende. Torniamo alla puntata di oggi. In perfetto stile Umarelle, da questa finestra sul cantiere, oggi siamo a Cenate di Sotto, vicino Bergamo, e stiamo per scoprire come costruire case che sono veramente a misura d'uomo e soprattutto in classe A4. Andiamo! In questa puntata parliamo dell'investimento più amato dagli italiani, il mattone, e nello specifico di un'impresa edile che progetta da zero e crea residenze con un modello operativo ed un obiettivo molto specifico. Stiamo parlando di Giama, una realtà presente sul territorio lombardo dal 1982. Oggi quindi scopriamo la storia di Giama attraverso le parole di Gianluca, uno dei soci, e della madre Noris, amministratore unico dell'azienda, che, puntando ad un metodo molto familiare e centrato sul cliente, sono diventati il riferimento per i costruttori edili di Bergamo e dintorni. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Innanzitutto, dove ci troviamo? Ci troviamo nell'ufficio al piano primo, l'ufficio cosiddetto tecnico. Ok. Dove nasce il mio lavoro. Questo è il luogo dove ci si trova con i tecnici, ci si trova con la proprietà. Sì. E si inizia il percorso della costruzione di una casa. Ok. Quindi, qua si parte con il classico disegno nudo e crudo esistente, sì, quindi lo stato di fatto, e si inizia un percorso che ci porta a definire quello che è il progetto della costruzione. Qual è la particolarità di Giama? Ma la particolarità di Giama, devo dirti che è il rapporto che si crea con l'utente finale, quindi con il mio cliente. Penso che da quando siamo nati, dall'82, quindi sono 40 anni, abbiamo fatto 40 anni l'anno scorso, questo sia, credo che è l'elemento fondamentale di Giama, quindi cercare di fare una costruzione, una casa, no? Che possa alla fine rispecchiare quello che noi vogliamo, no? Come se noi ci abitassimo in questa casa. Quindi sì, l'idea nasce da lì. Penso che il feeling che si va a creare con il cliente sia quello che ci caratterizza di più. L'aspetto sul quale puntiamo, certo, e sul quale anche vorremmo puntare in futuro. Certo. Senti, quello che mi colpiva proprio dalla nostra chiacchierata è che in qualche modo il mercato immobiliare è uno dei mercati, lasciami passare questo termine, più speculativi nel mondo dell'economia, della finanza, eccetera, eccetera, dove effettivamente si fanno tutta una serie di operazioni immobiliari prevalentemente basate su quanto mi posso intascare in qualche modo. E se ne sentono di cotte e di crude. Invece, parlando con te, proprio nell'approccio del come andate a individuare i terreni da acquisire, su dove costruire, eccetera, eccetera, invece mi è parso di capire che la vostra attenzione principale è innanzitutto quello che stavi dicendo poco fa, ovvero dove andrà a vivere la persona. Sì, 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 la scelta del luogo è l'aspetto iniziale e fondamentale, cioè un'area, quando noi andiamo e la individuiamo, deve essere un'area che ci colpisce. Okay. Perché? Perché il contesto è qualcosa di particolare, perché già vai a capire cosa avverrà, come sarà l'esposizione, come saranno i piani terra, come sarà, cioè già ci immedesimiamo in quello che è l'area. Quindi
per forza di cose l'area ci deve piacere. È chiaro che i numeri devono tornare, certo. Perché come dici tu, si fa un business plan e quindi certo. Tutto deve comunque essere, però se un'operazione non ci convince, anche se i numeri tornano perché è il posto, perché siamo attaccati dalle case o perché l'area, è difficile che noi l'acquisiamo, cioè okay. Proprio è un aspetto fondamentale. È chiaro che se poi il posto piace, vediamo che c'è ariosità, vediamo che c'è luminosità, vediamo da lì i sogni cominciano a concretizzarsi poi nella certo. Realtà. Col mio cliente si crea questa simbiosi, questo rapporto qua, perché le costruiamo come se andassimo a abitarci, sì. Come se andassimo a viverci noi. E quindi questo aiuta a creare questo feeling con il cliente, aiuta a creare un rapporto che poi parte dall'acquisto, ma lo accompagni fino alla data del rogito, quindi alla consegna delle chiavi. Questo che metratura siamo più o meno? Paolo, cos'era questo? Un 140 metri, 136. Quindi ambiente, cucina e soggiorno aperti, sì. Tre camere e due bagni. Molto bello. Bisogna rispettare il requisito nel rapporto aria-luce, il famoso RAI, rapporto aero-illuminante. Ok. Il rapporto aero-illuminante, conosciuto anche con l'acronimo RAI, è definito come il rapporto tra la superficie finestrata utile e la superficie del pavimento di una stanza. In poche parole, rappresenta una proporzione tra la metratura di un ambiente e la presenza di finestre e porte finestre. Ogni stanza, ad eccezione di bagni ciechi, sgabuzzini ed altri luoghi simili, deve rispettare il valore minimo del rapporto aeroilluminante, corrispondente a 1 su 8. Che per coloro che sono un po' meno tecnici ci spiega un po' meglio questo aspetto. Sì, sostanzialmente una stanza deve avere la giusta apertura, il giusto ricambio naturale dell'aria, okay. Della luce. Okay. Quindi quando si progetta, il tecnico progetta il locale in base alle metrature, deve avere anche un'apertura consona. Okay. Sono dei regolamenti, diciamo. Tanto è più grande il locale, tanto più ci deve essere un'apertura esatto. Importante. Sì, o più aperture. Ok, che può essere o singola o multipla. Esatto. Ok. Esatto. Qui abbiamo un terrazzo. E qua abbiamo un terrazzo con una vista importante. Sì, importante. Sì. Un terrazzo su tre lati. Sì. Questo è un po' il concetto che si diceva, però la tendenza è quella di lasciare spazi anche open, veramente sì. Vivibili. Certo. Che siano dove realmente si possa mangiare fuori sì. E realmente si possa passare del tempo fuori. Sì. E torno a rimarcare, perché per noi è di fondamentale importanza, il luogo dove si certo. Acquista l'area. Nel caso specifico qua non c'era nessun edificio esistente, siamo okay. Partiti a costruire su terreno vergine, però insomma quando siamo capitati qua ed eravamo al piano terra, perché non eravamo certo. Però già ci immaginavamo quel tipo di sì. Contesto qua. Sì. Okay. È senza dubbio un luogo importante, ci vivrei sì. Tanta roba. Qual è l'aspetto più complesso nel lavorare con questa filosofia? Cioè, rispetto alla filosofia del mero risultato economico, ugualmente andando a cercare determinate zone, una certa vivibilità, andando a scegliere di costruire dove ugualmente ci andrei a vivere, inevitabilmente c'è un risvolto della medaglia. Qual è la difficoltà più grande nel perseguire questa tipologia di approccio? Ma è un approccio che indubbiamente ti ruba tante energie, perché comunque il seguire il cliente come lo seguiamo noi, chiaramente in prima persona, quindi abbiamo anche noi delle agenzie immobiliari che vendono, sì. Però tendiamo sempre a voler fare l'appuntamento, anche se è il primo, già noi col cliente, già noi direttamente, per creare subito quel tipo di feeling, quel tipo sì. Di rapporto. Anche perché l'investimento non è un investimento di poco conto, un investimento certo. Importante, quindi preferiamo già da subito far capire la presenza fissa dei titolari, la presenza fissa dell'impresario sul posto. È chiaro che poi di contro, esponendoci in prima persona, poi comunque ci devi essere, quindi certo. Il cliente poi confida di averti sempre, di creare subito quel rapporto, quindi se ti cerca ci devi essere, ma è una cosa che noi gestiamo senza particolari problemi, insomma, certo. Cioè la faccia ci piace metterla, usarla. Sì, non abbiamo problemi, anche perché poi la roba la mettiamo, cioè la qualità c'è, quindi non abbiamo problemi a esporci direttamente col cliente, è quello. Parlando di qualità, sì. Qui discutevamo poco fa di una serie di render che abbiamo e che stiamo vedendo, un misto tra cose che devono essere realizzate e cose che effettivamente vedremo oggi. Vedremo oggi, esatto.
Mi racconti qualcosa sì, su questi questo render? È un po' la, ormai la tendenza e la filosofia di oggi, no? Cioè, quindi far vedere subito all'utente finale, quindi al cliente, quello che sarà il risultato, in maniera tale che lui possa già capire, nonostante il cantiere sia un pochino ibrido o sia in una fase iniziale, quello che si andrà a edificare. Sì. Nel caso specifico qua ci vediamo dei render su cantieri, come dicevi tu, che andremo a vedere completamente rasi al suolo, quindi nuovi che devono partire. Sì. E dei render invece sostanzialmente tipo questo che andremo a vederci oggi, che è finito. Ok. Diciamo. Tendiamo sempre anche chiaramente a far vedere un pochino le planimetrie, quelle colorate sono quelle che abbiamo venduto, quelle che vedete in bianco sono quelle ancora da vendere. Ok. E poi è chiaro che da qua si va a sviluppare anche un'idea di arredo interno, cioè quindi vedere questa porzione di casa qua poi ambientata, riusciamo anche a dare già una parvenza di opera finita, arredata, certo, in modo che l'utente finale capisca veramente come sarà casa sua. Sì. E il cliente tipo vostro, o perlomeno identificando anche una metratura, un range di prezzo, a chi vi rivolgete specificatamente? Ma diciamo che negli ultimi anni il quadrilocale, il taglio dai 120 ai 130 metri è stato il taglio più richiesto, okay, nella zona, contrariamente al passato che magari era più il bilocale, il trilocale, quindi il ragazzo giovane partiva da una costruzione piccola, da un impegno piccolo, per, sì, poi fare il passo dopo 15 anni, 20 anni o anche 10 di vendere il piccolo per prendere il grande. Okay. Oggi la tendenza invece ci dice che la clientela fa già il passo definitivo, quindi punta già su un appartamento che potrebbe essere quello della vita. Ok. Mi sento identificare il taglio, il quadrilocale, diciamo, tre, okay, camere da letto, doppio bagno, cucina e soggiorno, è il taglio che oggi ci chiedono di più, è il più richiesto. Per cui è proprio una situazione di stabilità in qualche modo e direttamente sulla famiglia. Esatto, la tendenza è questa qua. Ok. Va anche detto che gli ultimi 2 o 3 anni con l'avvento dei bonus sono tornati anche i tagli un pochino più piccolini. Chi magari l'investitore ha voluto comunque prendere una seconda casa, comunque aveva dei risparmi, ha voluto fare un tipo di investimento così, ha portato comunque il progetto a essere dimensionato anche su tagli un pochino più piccoli. Parola realtà, e in futuro noi che dobbiamo, la nostra linea guida è comunque l'acquirente della prima casa, quindi, certo, la coppia di ragazzi che provano a comprare la casa o il cliente che mi vende una casa grande per venire in un contesto nuovo, certo, come i miei. Molto interessante. Questi strumenti di lavoro che vedo su questo tavolo? Ma questi strumenti di lavoro sono indispensabili, perché quando arrivano i controllori dobbiamo avere chiaramente il casco. E certo. Poi questi qua sono strumenti che mi piace tenere qua, perché spesso e volentieri quando il cliente viene, anche se è un primo approccio, passa già alla fase delle finiture, può, okay, già capire come sarà la casa, come saranno gli impianti, quindi ancora prima magari di definire se ci sarà un interesse concreto o parlare del prezzo, mi chiedono qual è il grado di finitura. Mi piace quindi tenere dei campioni, sì, come io chiamo, dove riesco a far vedere già o già a toccare con mano quello che sarà il capitolato finale, okay, tipo l'amante del legno, faccio già capire che avrò una plancia del genere, e chiaramente poi con finiture, certo, gradi diversi, però capiscono già che tipo di legno potrò mettergli in casa, okay, piuttosto che posso fargli capire come sarà una sezione di un serramento, sì, no? Posso fargli capire il grado di isolamento dei monoblocchi in corrispondenza dei serramenti, okay, posso fargli capire il colore delle porte interne, sì, cioè, quindi mi piace tenere qualcosa a disposizione in maniera che il cliente già riesca a sognare quello che potrebbe essere l'appartamento finito. Il biglietto da visita più bello che io posso dare è comunque far vedere qualcosa di realizzato. Okay. Poi vi accorgerete il rapporto che c'è con gli acquirenti, quindi con i miei clienti, certo, e capite quello che voglio dire, nel senso che sono tutti molto disponibili a farmi vedere la casa, a far vedere anche i miei clienti nuovi e a parlare, cioè faccio parlare spesso e volentieri loro per me, che, certo, alla fine è la cosa più importante. Molto bene. Noi siamo nati in un secchiello di Malta, perché io non sono nato in una culla. E questo è mio nonno su un ponte a Milano. Lui? No. Lui? Sì. Bello. Bello, bello. Allora, ti ho riportato qui perché
mi hanno colpito queste frasi che mi hai detto che hai scelto tu sostanzialmente, una di Lao Tse e l'altra di Madre Teresa. Come mai proprio queste frasi e come mai messe qui in questo che credo sia, oltre alla sala riunioni, anche la sala dove accogliete i clienti? Esatto, ma perché sono due frasi che sono molto forti, sì, e rappresentano un pochino quello che poi è la realtà. Perché, come dice Maria Teresa, non possiamo fare grandi cose su questa terra, solo piccole cose con grande amore. È un po' quello che è la filosofia nostra aziendale. Cioè, sì, Giamma è nata nell'82 per cercare di essere un punto di riferimento nel settore delle costruzioni residenziali. Okay. No? L'intuizione della mia famiglia è stata questa. L'obiettivo è quello di andare avanti, cercare sempre di portare innovazione, portare qualcosa di nuovo, ma sempre però cercando di non perdere quello che è il nostro obiettivo. Sì. Cioè questo Giamma nasce per questo. E quindi mi piacevano queste frasi qua perché colui che conosce il proprio obiettivo si sente forte. Quindi noi il nostro obiettivo ce l'abbiamo ben in testa e il tracciato è ben delineato. Di conseguenza, se tu sai quello che vuoi fare, sai dove vuoi arrivare, ti senti forte, perché quello è, certo, l'obiettivo principale. E invece l'altra, chiaramente, è perché siamo poi alla fine una piccola azienda familiare. Quindi questo possiamo dare a chi compra casa da me. Cioè, certo, chi entra qua deve sentirsi, deve capire questa accoglienza familiare che lo contraddistingue rispetto ad altre imprese. Il cliente mio quando esce da qua deve dire: oh, mi sono sentito a casa, ho capito che questa potrebbe essere per noi la scelta giusta. Tu raccontavi una storia importante, perché parliamo di 40 anni di attività familiare, prima vedevamo anche la foto del nonno, e tu dicevi sei in azienda da 20 anni. Sì. In tutto questo periodo, qual è stato il momento in qualche modo più difficile? Cioè il momento che dici mi manca la terra sotto i piedi, sto sentendo che la paura di dare il giro o cose di questo tipo? In realtà è stata quella di pensare di non poter essere all'altezza di quello che hanno fatto i miei precedenti, no? Di quello che ha fatto mio nonno, di quello che ha fatto mio padre. La vera paura io l'ho avuta a 20 anni, perché sono entrato comunque in una realtà, seppur sono nato in quel settore qua e cresciuto in quel settore qua, la paura più grande era questa. Credo che sia una paura abbastanza normale, sì, che hanno tutti i giovani quando si interfacciano nel mondo del lavoro, incominciano sul mondo del lavoro. Sì, poi soprattutto, permettimi, le seconde generazioni o addirittura le terze. Esatto. Che entrano in una strada già tracciata. Quindi devono dimostrare, devono cercare comunque di inserirsi, di far vedere. Quindi diciamo la mia paura è che poi con gli anni, perché poi il tempo ti aiuta, il percorso ti aiuta, i miei genitori anche mi hanno... Comunque sono stati degli esempi ottimi, piano piano va via, acquisisci delle sicurezze, incominci a lavorare, incominci a... Quindi è stata un pochino questa. Dopodiché è tutto un crescendo, perché poi, come dici tu, devi cercare di portare qualcosa. Ho solamente cercato di portare dell'innovazione, okay, o no, e metterla a supporto dell'esperienza. Questo concetto che sta trasmettendo Gianluca è ciò che viene definito come passaggio generazionale, cioè quel particolare momento di transizione in cui la gestione organizzativa e strutturale dell'azienda passa dalla vecchia generazione a quella nuova, ad esempio dal padre al figlio. Sembra un concetto semplice, ma questo è uno dei momenti più delicati della vita di un'azienda. È come trovarsi davanti a un bivio può decretare la crescita esponenziale o il fallimento di un'azienda. Pensa che ci sono dei consulenti che sono specializzati solo in questo. Il mio unico vero obiettivo è stato cercare di, visto che la società era solida, conosciuta e rispettata, di portare un qualcosina in più che si potesse anche poi interfacciare con la mia generazione. Certo. E credo che sia stato un mix vincente. È chiaro che il nostro è un settore che a volte è soggetto a oscillazioni di mercato, quindi ci sono dei momenti buoni, dei momenti invece no. Non ti nego che ci sono stati anche dei momenti negativi, dove comunque la richiesta era venuta meno, piuttosto che qualche difficoltà con gli istituti di credito. Ci sono stati questi tipi di problemi nell'edilizia, anche perché è da sempre ritenuto comunque un settore a rischio, no? Sì, è che se parliamo di 20 anni, in qualche modo mi vengono in mente innanzitutto tre grandi punti che possono essere la crisi immobiliare del 2008. Perfetto. Oppure la pandemia.
Perfetto. Oppure ancora il delirio dell'ultimissimo periodo col 110. Il periodo del Covid ha visto comunque un qualcosa che non c'era mai stato. Okay. Quindi è stata un'esperienza negativa per tutti. Okay. E questo è stato anche, diciamo, un periodo per il quale abbiamo potuto fare un po' un punto di riflessione anche all'interno dell'azienda, perché tempi, diciamo così, di tempi morti ce ne sono stati, ed è servito per delineare ancora meglio quello che è stata poi la ripresa. Ok. E quindi diciamo che nella tragedia che abbiamo vissuto ne siamo usciti più forti. Quindi è stato un momento per, ok, adesso ci fermiamo un attimo, sì, bocce ferme, e rivediamo tutto quello che stiamo facendo e che cosa possiamo fare. Esatto, esatto, proprio così, proprio così. In quanti siete oggi? Oggi siamo in 10 fissi, sì, in azienda, sì, tra, diciamo, collaboratori interni e sul cantiere. E poi però abbiamo una filiera che ci vede coinvolti con altri 40 collaboratori, grazie, di cui 20 tra geometri, ingegneri, tecnici esterni e fornitori che posso orgogliosamente definire storici, okay, che ci sono da quando sono nato. Siamo entrati dove? Siamo entrati nell'ufficio direzionale dell'azienda. Tutto poi alla fine, sì, i conti e tutta la ruota intorno a lui, alla manager della Giamma. Ecco la mia mamma, la mia giovane mamma. Quindi, che è la prima generazione che ha fondato questa impresa? Insieme a mio papà, sì, okay, sì, sì. Dal 79. Dal 79. In realtà sì. Giamma dall'82. Giamma dall'82. Giamma però, dall'82. Inizio. Cos'è cambiato in maniera, diciamo, se volessimo identificare un elemento che è proprio un cambio incredibile da quando avete aperto ad oggi? La burocrazia. Ok. Burocrazia. Oggi veramente c'è tanta burocrazia nel settore. C'è anche più sicurezza però, eh? Ok. Perché chiaramente uno che acquista un appartamento in fase di costruzione, quindi su carta, deve essere tutelato. Sì. Perché poi per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. Questo è successo. Questo, certo, è successo in questi anni. Una cosa mi incuriosisce, perché sì, nel mondo delle imprese, nel mondo delle aziende, si parla tanto poi anche di passaggio generazionale, sì, e ci sono anche quei modelli, quelle frasi comuni che dicono che nella storia di un'azienda la seconda generazione gestisce e la terza poi è quella che entra e distrugge, ok? Qui, da quello che ho visto fino adesso, mi pare che le regole siano diverse in qualche modo e possiamo sì, vivere un'esperienza che è completamente diversa da questo aspetto. Come avete gestito questo cambio generazionale? Allora, diciamo che la nostra è una realtà piccola, uh-huh, ok? Sì. Per cui forse è stato anche più facile. Ok. E poi, come dire, abbiamo a che fare anche con ragazzi appassionati che hanno visto anche i genitori. Cioè, diciamo che si sono avvicinati anche col tempo, secondo, okay, me, direi, ecco. Perché siamo un'impresa familiare. E dalla tua voce? Ti sta piacendo questa puntata? Allora immagina cosa potremmo realizzare per la tua azienda. Affida la tua azienda a chi è in grado di renderla memorabile e, soprattutto, più profittevole. Raggiungi il tuo obiettivo, vendi di più, aumenta i tuoi profitti e la tua fetta di mercato. Tutto questo grazie al team di Strategy News Agency e grazie allo strumento più potente sul mercato, i video. Trovi tutti i dettagli cliccando il link in descrizione. Dalla mia voce, come vi accennavo prima, secondo me è il connubio che in questo momento è la forza di Giamma. Quindi abbinare quello che esperienza è l'esperienza con l'innovazione. Con quello che è l'innovazione. Siamo in una fase, diciamo, storica per la nostra azienda dove sta andando veramente questo passaggio generazionale sta andando di pari passo. L'acquirente che viene a comprare casa, spesso viene con i genitori, certo, il genitore si trova la figura, parietà, quindi la figura dei miei genitori, quindi l'esperienza, certo, la solidità, il ramo che c'è in azienda, con quello che è l'innovazione, quindi il mio parlare verso i ragazzi, quindi, certo, trovare gli stessi temi. Questo secondo me è il segreto e questa facilità, ti dicevo, di connubio che si crea, di questa alchimia che si crea subito con il cliente. La ritengo la forza oggigiorno di Giamma.
E se voi voleste dare un suggerimento per come avete gestito e state gestendo con successo da quello che vedo oggi, quello che è un passaggio generazionale, che cosa vi sentireste di suggerire per favorire appunto questo cambiamento? Sicuramente parlare molto fra di noi. Ok. Poi affidabilità. Ok. Concretezza, serietà. Penso che sia sufficiente. Sì. Sì. Aggiungerei anche rispetto dei ruoli, perché è chiaro, sì, che come ti dicevo prima, quando sono entrato in azienda non potevo avere la presunzione di conoscere tutto, quindi certo, serve anche il giusto tempo, i modi, il rispetto di quello che sono i ruoli e piano piano poi dimostrare che puoi dare un qualcosa in più. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro, esperienza e innovazione. Discutevamo anche con tua madre del discorso della burocrazia, cioè le difficoltà di vendere oggi nell'edilizia. Voi in questo momento siete in questa fase, ok? Sì. E per poter lavorare con le banche siete già nella fase di firmare dei preliminari o ancora no? Eh sì, assolutamente. Abbiamo ottemperato quello che è il regolamento oggi per uno stato avanzamento lavori. Il SAL, stato di avanzamento lavori, è l'atto contabile funzionale al pagamento delle rate di acconto. Riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dall'inizio dell'appalto fino al momento di emissione. Quando si richiede un mutuo a stato avanzamento lavori, la banca che accetta di concedere il prestito erogherà la somma totale in più fasi, a patto che si rispettino determinati adempimenti. Inviterei a zoomare su alcune travi per farvi capire la quantità di ferro che c'è in queste nuove costruzioni. Lo strutturista determina un progetto dei cementi armati e dopodiché va a lavorare su queste travi qua. Okay. Come vedete, questi travi hanno un'armatura pazzesca, certo, perché c'è una quantità di ferro impressionante. Questo, diciamo, è la struttura antisismica programmata per accedere a questo bonus di miglioramento di due classi sismiche. Quindi demoliamo, ricostruiamo con questo miglioramento qua. Nei confronti di un terremoto? Beh, la casa non... la casa sta su. Quindi posso garantire ai miei clienti che con questo ferro qua su due piani di altezza. Dalla tua esperienza di 40 anni di impresa, eccetera, che cosa possiamo dire? Quali sono le cose che dici, ma seguendo queste poche regole in qualche modo riesci a limitare i rischi e riesci ad acquistare meglio? Beh, la prima cosa che guarderei oggi è da chi compro casa. Okay. Capire la serietà del costruttore, okay, quant'è che è sul mercato, che garanzie mi dà, okay, sulla parte economica che io devo sborsare. Sì. Penso che sia la parte, diciamo, numero uno da, okay, su quale guardare. La seconda, io ho l'occhio clinico, certo, perché faccio questo di mestiere, quindi riesco a captare se le finiture sono state eseguite in una certa maniera piuttosto che se hanno curato il particolare o no. Quindi il mio occhio è... Uno un po' meno esperto deve, secondo me, farsi appoggiare da qualcuno che ne capisca. Ok. Perché l'acquisto di una casa è importante, non è l'acquisto di un elettrodomestico, non è l'acquisto di un'automobile, non è l'acquisto di una qualsiasi altra cosa. Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Gianluca vuole dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però è importante ricapitolare le lezioni che ci portiamo a casa dalla sua esperienza. Uno, il ricambio generazionale è una sfida molto difficile ma non impossibile. Soprattutto per le aziende di seconda generazione hai bisogno di creare una cultura imprenditoriale in famiglia. Se sei un imprenditore che sta per lasciare il timone ad uno o più figli, fai attenzione a questo passaggio di consegna. Assicurati che abbiano assorbito i tuoi stessi valori. 2. Curare i tuoi clienti non è mai un errore, anzi, i clienti soddisfatti sono i tuoi più grandi discepoli e fan. Gianluca presenta direttamente i suoi potenziali clienti ai suoi clienti e questa è una mossa magistrale per aumentare la sua percentuale di chiusura di contratti. 3. Cucina ciò che mangeresti tu. Questa è una filosofia che premia sempre. Non cucinare qualcosa che ti farebbe schifo mangiare. Allo stesso modo, crea un servizio o un prodotto che tu stesso compreresti. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata, perché settimana prossima andremo a scoprire un'altra storia incredibile. Una tipografia, pensa, che ha deciso di specializzarsi in uno dei prodotti più impensabili al mondo, diventando l'assoluto leader in Europa.
loro creano etichette per gomitoli di lana e filati. Ma tutto questo nella prossima puntata di Imprese. Ora però torniamo al consiglio di Gianluca e noi ci rivediamo la settimana prossima. Che dire, l'esperienza di oggi è stata un'esperienza molto molto interessante. Dalla prima chiacchierata in un settore vario, perché sì, comunque questo è un settore che spazia. Quando tu mi dicevi ma non so qual è la mia particolarità, beh, di particolarità ne vedo tante e parecchie. In chiusura, sì, azienda di famiglia, ugualmente tu da 20 anni sei entrato in forza in azienda, in questo momento stai dirigendo l'azienda, ok? Sì. Azienda che oggi fa più o meno un volume d'affari che si attesta intorno. Beh, si attesta intorno ai 6-7 milioni di euro l'anno. Ok, per cui possiamo definirla un'impresa di successo. Che suggerimento ti sentiresti di dare a un imprenditore che in questo momento è magari o in una fase di avviamento di una nuova impresa, sì, o in una fase magari un po' particolare, difficile dell'impresa per cambiamenti di mercato o altro, per poterla superare e andare avanti con successo? Ma anche se è scontato, io dico che l'entusiasmo è un aspetto che non deve mai mancare nel mio lavoro, perché come avrei potuto notare, parte la recinzione di cantiere e nella recinzione di cantiere già ci metto quella passione, quell'entusiasmo per far capire già dalla recinzione di che genere di edificio potrà nascere o cosa voglio dare o vogliamo dare all'utente finale. Quindi entusiasmo è la base di qualsiasi successo. Quindi se siete di Bergamo e provincia o siete di queste zone o state cercando una casa in queste zone e volete vedere qualcosa di bello, ben fatto, rifinito, affidabile, durevole nel tempo, eccetera, eccetera, direttamente dal costruttore, venite a conoscere Gianluca. Il sito internet è? Sì, è www.immobiliaregiama.it. Perfetto. Gianluca, grazie, è stato un vero piacere. Grazie per la vostra compagnia. Alla prossima. Grazie. Oh, l'audio ce l'hai lì, giusto? Giusto, giusto di verifica. Oh, finalmente posso ricominciare a parlare. E posso iniziare a tempestarti di domande. Vero. Vado questa sopra la coppola? Sì, sopra la coppola. Va bene o no? Sì, stiamo andando per sopra. Prego, ecco. Microfonatela. Sì, entriamo? Vai. Fai strada. Eccoci. Quindi, se siete di Bergamo della provincia, o se state... Scusami, mi è andato fuori poco. Vai. Quindi, se no. Siete... Dominante, conosciuto anche con l'acronimo RAI, è definito come rapporto. No, lo rifaccio. Molto bene. E allora io direi che se voi siete d'accordo, io partirei dalla sala sopra. Grazie. Sì. Andiamo a vedere un po'. Vamos. Vi porto a vedere qualche abitazione, sì, qualche cliente. Grazie mille. Grazie. Rubo di nuovo il microfono. Ah, sì. Grazie.